Abbiamo già iniziato un percorso assolutamente virtuoso, ripeto, come vado dicendo, il problema dei voli, che è il problema principale dell'aeroporto, è uno dei problemi dell'aeroporto. Abbiamo cominciato ad affrontare una serie di questioni poste sul tavolo, dalla concessione, al rinnovo della concessione che abbiamo ottenuto, a una serie di rinnovi che abbiamo dovuto necessariamente portare avanti, tra cui, e oltretutto una interlocuzione con le compagnie. Devo dire che sono estremamente soddisfatto perché già con Ryan, che aveva deciso di chiudere qualsiasi rapporto con Trapani Birgi a partire dal 28 di marzo, abbiamo già definito 7 rotte passando dai 16 movimenti dell'anno scorso, 16 movimenti settimanali dell'anno scorso ai 27 di quest'anno. Inoltre, notizia di ieri, è stato definito le rotte in continuità territoriale firmato dalla ministra Micheli e pertanto di qui a breve partiranno le gare. Dentro luglio avremo altre 6 rotte che partiranno da Trapani e contiamo di poterle incrementare con la compagnia che verrà a stabilizzarsi su Trapani Birgi. Il volo con Alitalia è stato confermato e verrà confermato per un ulteriore triennio, soggetto una compartecipazione del contributo del bando 2014-2017. Abbiamo in itinere trattative con altre compagnie su cui incontrerò proprio nella prossima settimana per poter definire accordi di attività sul nostro aeroporto. Quindi devo dire che è un'attività in continua evoluzione su cui stiamo cercando di portare risultati. Sono estremamente soddisfatto del lavoro che è stato condotto, sono estremamente soddisfatto del lavoro come sta lavorando l'aeroporto stesso, il team che mi collabora, che ha assolutamente motivato nello sviluppo e nella crescita dell'aeroporto stesso. Quindi su questo stiamo lavorando.